L'ordine del giorno reca il seguito della discussione. Ah no, l'onorevole Giachetti chiede la parola. Onorevole Giachetti, prego. Sì, signor Presidente, la ringrazio. Parlo a norma dell'articolo 10, primo comma del regolamento e in qualche modo con un richiamo anche al primo comma dell'articolo 8. Nella giornata di ieri, signor Presidente, dalle agenzie ho appreso, e penso che lo avranno appreso anche i colleghi che hanno potuto vederle, che esiste in qualche modo un regime differenziato all'interno della Camera dei Deputati riguardo gli accessi al Palazzo. Nella fattispecie, nella giornata di ieri, le agenzie riportano la notizia, che poi è stata confermata da non ben identificati uffici della Camera, secondo la quale il signor Bruno Vespa avrebbe un accesso particolare che non transita attraverso quel canale che normalmente usano tutti i giornalisti per intervenire, e per partecipare al, lavori e anche alla presenza nella Camera dei Deputati, cioè quello degli accrediti stampa, ma ha una sorta di permesso speciale che ha validità 2 anni e che, leggo testuale a quanto arriva da ambienti della Presidenza della Camera, la tessera di accesso alla Camera Bruno Vespa è stata rilasciata dal Comitato per Sicurezza di Montecitorio, virgolette, in base a una norma che consente di rilasciare tesserini a personalità che ne facciano richiesta. Allora, signor Presidente, ovviamente io non intendo in questo momento coinvolgere direttamente la Presidenza, io presumo che il Presidente della Camera, così come sovrintende in maniera in senso lato a tutta la buona amministrazione della Camera, probabilmente avrà una lontana competenza anche in questo. Si legge ancora nelle agenzie che questo sarebbe attribuito a un ufficio della Camera, che è l'ufficio sicurezza, ma previa una, virgolette, liberatoria da parte del vicepresidente delegato Maurizio Lupi e dei questori che danno il loro assenso al rilascio di questi permessi speciali. La mia domanda, signor Presidente, e la pregherei ovviamente come possibile, nelle forme che lei riterrà possibile, di fare in modo che sia possibile avere notizie in questo senso. Innanzitutto vorrei sapere, ovviamente è una curiosità, ma una curiosità che probabilmente potrebbe abbracciare anche qualche altro collega, quante sono queste, virgolette, personalità che hanno un diritto particolare per accedere ai palazzi della Camera? Esiste un registro di queste personalità particolari che usano, una traiettoria diversa da quella ordinaria? E poi sarebbe anche utile, signor Presidente, credo che anche in termini di trasparenza e chiarezza, sapere quali sono le motivazioni attraverso le quali vengono avanzate queste richieste, salvo il fatto poi avere anche, come dire, informazione, e questo è particolarmente interessante, di quali sono i criteri attraverso i quali vengono individuate queste personalità, perché lei, signor Presidente, capirà che è una strada impervia quella del trovare una forma, un modo e dei criteri attraverso i quali stabilire che un soggetto è una personalità che in quanto tale ha qualcosa in più rispetto ad altre persone per avere, un vantaggio, una facilitazione, un qualcosa che dura anche nel tempo, perché questi tesserini durano 2 anni a differenza degli altri. Ecco, credo, signor Presidente, che sarebbe molto interessante saperlo, sapere anche se esistono, come dire, delle richieste formali, protocollate, registrate, oppure se questo avviene in via amichevole, non lo so, passando magari per strada o magari incontrandosi casualmente in una trasmissione che si gestisce in prima serata alla televisione di Stato, cioè come avviene questa richiesta, quindi come avviene la richiesta, se sono registrate, se esiste un elenco, e ovviamente sapere anche e soprattutto le motivazioni, perché lei capisce, signor Presidente, ma qui parlo ovviamente per me, io non ho nessuna intenzione di entrare nel merito della mia personale valutazione nei confronti del signor Bruno Vespa, perché preferisco farlo, come ho fatto in passato, fuori da quest'Aula e non al riparo dell'immunità parlamentare. Ho una mia opinione, l'ho già espressa tante volte e tornerò ad esprimerla, ma preferisco farlo fuori di qua così che non ci sia il problema di avere qualunque tipo di immunità. Però io penso che se noi pensiamo a tanti settori nei quali il nostro Paese produce personalità, ecco, probabilmente, potremmo navigare in acque ben diverse da quelle che navighiamo. Ecco, semplicemente, visto che il Presidente della Camera ha voluto fare anche attraverso tante iniziative anche meritorie di rapporto con il pubblico, di apertura del palazzo alla conoscenza di tutti i cittadini, addirittura, ho finito, signor Presidente, forme rivoluzionarie come il voto attraverso le impronte digitali, credo che non sarà difficile trasferire a tutti noi, in termini anche di, appunto, trasparenza,
da chi è formata questa free and list in qualche modo e soprattutto quali sono i criteri attraverso i quali si definisce e si individua una personalità che ha, come dire, uno status superiore rispetto a tanti altri che sono dei comuni, disgraziati giornalisti e che attraversano, diciamo, una procedura che è quella normale che da anni esiste alla Camera. Grazie. Grazie onorevole Giachetti, le sue curiosità sono del tutto legittime, ma ahimè io non sono in grado di soddisfarle. Provvederò a riferire agli organi competenti le sue domande in vista dei necessari approfondimenti.